11 proiezioni al giorno, di cui 3 film in concorso, 3 lungometraggi di animazione, 3 documentari in retrospettiva, un'anteprima serale, un film sul rapporto padre-figlio, per un totale di 40 film. Questo è il programma del Fuji Family Festival 2011. Un festival ricco. Cosa possiamo trovare quest'anno oltre alle proiezioni? Tantissime cose, abbiamo cercato di sviluppare l'aspetto di riposo e ludico proprio perché il tema di quest'anno sul sistema famiglia vuole occuparsi delle relazioni familiari, quindi non solo momenti di lavoro, non solo momenti di riposo, ma una relazione tra i membri della famiglia, quindi una relazione tra lavoro e riposo. Attività ludiche, senz'altro, attività turistiche, attività di riflessione culturali, individuali, di gruppo, di famiglia e tutti insieme. In convegni che affrontino proprio il tema del rafforzare le relazioni all'interno di ciascuna famiglia e di ciascuna comunità familiare. Quest'anno la manifestazione è giunta alla sua quarta edizione, si avvale del contributo speciale dell'assessorato alle politiche sociali e famiglia della Regione Lazio. Obiettivo: occuparsi della famiglia, non preoccuparsi. Fuji Family Festival, anche il cinema può dare il suo contributo. Ma senza dubbio, non è soltanto una questione economica, non è soltanto una questione organizzativa, ma è soprattutto una questione culturale, di sensibilizzare le istituzioni, la società sull'importanza e sul ruolo che ancora oggi le famiglie hanno all'interno della nostra comunità. In quest'ottica credo che un festival, un festival di una caratura come questo che si organizza a Fiuggi, sia un aspetto e possa avere un ruolo fondamentale. 3 giorni intensi per un momento di confronto che alla fine porterà alla consegna di dei premi. A presiedere la giuria il regista Gennaro Nunziante. Cinema e famiglia, lei ha detto prima, il cinema anche ironicamente deve raccontare la famiglia. Eh beh, ci mancherebbe, che faccia, ci metterà a piangere. Sì, cerchiamo di essere ironici. Lei è il presidente della giuria del Fuji Family Festival, com'è questo ruolo? Non lo so ancora perché non l'ho fatto. Quando arriverò a Fiuggi mi lascio un recapito, la informo, le do notizie delle mie sensazioni, dei miei umori, delle mie emozioni.